The Best Yu-Gi-Oh! Channel! Yeah! Ciao a tutti ragazzi, sono Mena, oggi siamo qui con... Blagio! Allora, dopo tipo 4 mesi che lo sto testando a sprazzi... Speppi! Mi porto la decklist di Madolce. Madolce. Che, niente, è un mazzo che mi ci piace assai. E che però, gay. Esatto. E che... Però non... Sì, ragazzi, ma io ho dei problemi seri. Vabbè, niente, decklist... Allora, Pretty Staple, 3 magici magilane, perché ci cercano tutti i Madolceds. Angelli, che è la crazy card per fare le combo e diciamo è la carta che ha dato un po' di spinta a questo mazzo. Triplo Wootcake, che serve anche questo qua, vabbè, per diciamo completare la combo. E poi è forte perché ci porta uno special dal deck. Poi triplo gelato, che è praticamente il bittone, nel senso che con la terreno diventa un 200 ed è lui che poi ci va a cercare la terreno, comunque una carta magia e trappola ma dolce. Sto suggerendo dei rapper bravi a verde 99. Bravo. E poi è di Lemina in Veneto. Minchia, fortissimo lui. E poi doppio gattino il che... Bagno, il bagno, per sempre qui, per sempre qui. E poi doppio gattino che insieme alla Angelli ci permette di fare la combo... Quando sei a scuola e non vuoi essere interrogato vai in bagno. La combo Levia e Tiara. Fortissima la combo Levia e Tiara. Poi quelle lì scarse. Poi quattro mani, due fuego e quattro mani. Che allora, questo diciamo... Perché? Questo perché quattro mani sono meglio di... Tre. Due. Due. E vabbè, queste quattro carte qua sono state un po' indecise, nel senso all'inizio giocavo queste. Sono poi indecise. Sono state indecise. Loro sono indecise, non sanno se stare lì o no. Esatto. Nel senso che all'inizio giocavo queste, poi ho provato gli Spell Striker e poi sono tornato su queste perché mi sembrano, cioè nel senso ti parano di più nel caso hai mani morte. E queste erano in mosta. Poi abbiamo doppio Kateux e Ticket, c'è chi gioca un Kateux ma secondo me è importantissimo vederlo e avercelo sempre attivo, di conseguenza se per caso uno te lo tifonano o stronzate varie è sempre meglio averne un altro. Triple Mystical Space Typhoon, perché penso di sì, cioè contro Kliploff, contro Vanities, contro le sets in generale è fortissimo. Raigeki, fortissimo. Book of Moon, fortissimo, anche da fare tipo sulla Magilane che parte anche per scoperta. E Soul Charge, che di per sé è forte a mid game in questo mazzo, nel senso quando comunque non riesci più a shuffolarti la roba, tipo tutti i materiali staccati da vari Xyz che non si shufflano, te li resti di Soul, anche se devo dire che è la carta che ho più, che ho tolto di più per la side, perché non la facevo quasi mai. Ora il resto sono tutte traps, quindi abbiamo triple trapstan, perché è fortissima trapstan e ti permette di scombare con tranquillità, dato che comunque nel senso la combo gattino angelli richiede a molti passaggi per evitare che a metà combo poi ti blocchino, è sempre meglio proteggersi appunto dalle traps. Doppia Vanity, perché visto che ce l'abbiamo la giochiamo, perché in questo meta tutti la giocano, quindi mi sembra perché non giocarla. Doppia Prison perché è forte. Doppia Breakthrough Skill perché è forte. Combi Ulzori, Warning e Bottomless perché è forte contro Clipots. E il Paloza che l'avrò usata 2 volte in 5 mesi che gioco, 4 mesi che gioco sto mazzo. Quindi è forte, ma è una carta piuttosto random lì. Passando all'extra dex, abbiamo questa, fortissima. Così, fortissima. Poi abbiamo, allora, doppia Tiramisù. Due staple, una terza potrebbe anche starci, però direi che a 2 is enough. Ranky 4, abbiamo Exit on Night, 101, il castello, perché castello è forte. Dweller perché è forte, Black Sheep perché è forte, e il Cowboy perché volendo ti fa chiudere, cioè nel senso ti fa chiudere tipo, cioè nel senso poi ve lo, non ve lo spiego, cioè sì ve lo spiego, nel senso quando tu fai la combo gattino Angelli,
praticamente la combo si conclude che tu hai Leviair e ti arrami su. Se però tu hai ad esempio già un mostro sul field, fai tutta la combo, non Xyzzi con tiramisù, e praticamente se tipo molto probabilmente quel mostro lì sarà una Magilene che ti ha cercato qualcosa, e in phase 2 fai cowboy e vinci, perché fai di solito fai è forte 7-3 danni e con lui fai 800. Ma Joker te l'ha andato? No. No, ma è Rhapsody in Berserker. È molto forte. Molto forte. Questo è da Ranky 4, d'accordo. Ranky 3, Leviair. Il Leviair del mare. 2. E l'altro Leviair del mare. Perché è basically per fare la combo. E c'è Otto. E l'Invoker. L'Invoker che fanno la stessa cosa, però uno dal mazzo, uno dal Cimi. No, dal Banishens. L'Alucard scorreggia trucco. Giusto, scuso. Mequip e Dungeoneer. Che e forte. Questo qua che ci ho vinto contro Bobby, perché aveva 700, gliel'ho fatto, gli ho picchiato un matematico e ho vinto. E certo. Perché basically funziona così questo mazzo. Avresti vinto anche col drago Leviatano, ma qui. O con Dante. Dante. Dove l'ho messo le Queen? Ah, eccole qua. Bene, allora, questa qui era la decklist di Madolce. Che devo dire che non mi sta dispiacendo. Gira discretamente. E nient'altro da dire. Quindi, se per te va bene, bella, finiamo qua il video. Va bene? Sì. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!